Stamattina abbiamo tenuto questa marcia delle donne e uomini scalzi soprattutto per richiamare nuovamente l'attenzione su un gravissimo problema che affligge non solo l'Italia ma affligge il mondo. C'è necessità di avere sempre maggiore attenzione verso questi nostri fratelli che vivono momenti particolari, fuggono dall'orrore della guerra cercando nuove speranze. Non sempre siamo nelle condizioni di dare le risposte adeguate, un richiamo alle istituzioni ma un richiamo soprattutto alla società civile perché si adoperi per fare quanto più possibile. La CISL è molto sensibile a questi temi e per cui oggi testimonia con la presenza l'adesione a questa manifestazione. Siamo molto contenti della partecipazione che c'è stata stamattina alla manifestazione, tantissime associazioni hanno voluto essere qui, testimoniare, nonostante si svolga di mattina e quindi anche con una difficoltà di presenza per chi lavora, noi stiamo riuscendo qui abbiamo fatto un corteo che ha testimoniato la solidarietà delle donne e degli uomini di Salerno ai rifugiati, ai migranti che arrivano nei nostri paesi. E particolarmente ci ha emozionato l'applauso che abbiamo avuto da alcune persone attraversando il centro storico di Salerno. Questo significa che la sensibilità del popolo salernitano non è stata addormentata dai proclami razzisti che ogni tanto vengono anche dalle TV nazionali, ma anche da qualche voce, per fortuna solitaria, locale. Allora, lui è Dino Verrone, segretario provinciale della Federazione Giovani Socialisti di Salerno, che ha aderito con forza a questa manifestazione, a questa marcia delle donne e degli uomini scalzi. Perché? Perché è importante sensibilizzare cittadini, associazioni, mondo delle istituzioni a quello che deve essere la solidarietà verso un mondo di persone che, vuoi per problemi economici, vuoi per problemi di guerre sociali, scappa da dove non ha un futuro e viene da noi per cercare accoglienza e per cercare una destinazione ultima nella quale può cercare di trovare un futuro, una stabilità, dove crescere i propri figli, vivere con serenità. E noi, come diritto umano, assecondando un diritto umano di solidarietà, dobbiamo tenerci ad aiutarli e dobbiamo cercare di rendere più agiata quella che è il loro soggiorno qui e quella che è il loro destino. Dobbiamo accompagnarli verso quella che sia una vita più serena e una vita che tutti gli uomini di questo mondo, tutti gli uomini e le donne di questo mondo devono avere la dignità di poter vivere. Sono Vittorio Cicalese, sono segretario cittadino della Federazione dei Giovani Socialisti di Salerno. Noi abbiamo aderito con forza a questa manifestazione proprio perché volevamo dare un segnale importante. Dopo essere stati in prima linea durante le operazioni di accoglienza dei migranti durante Mare Nostrum, abbiamo preferito partecipare anche a questa iniziativa perché consegneremo alla Prefettura, insieme alle altre associazioni che hanno voluto aderire e organizzare questa marcia, un documento che prevede anche una presa di responsabilità da parte degli altri comuni della provincia di Salerno e soprattutto da parte delle famiglie salernitane. Quindi ci sarà la possibilità di spalmare, ecco, un po' di più le responsabilità per l'accoglienza temporanea, si intende, dei migranti su tutti e 152 i comuni della provincia di Salerno, per un ammontare totale di 10/12 migranti per ogni singolo comune della città di Salerno. Direi che non si tratta di numeri esorbitanti, si tratta di un senso di responsabilità, un senso di giustizia civile che purtroppo sta venendo troppo spesso a mancare nella città di Salerno, ma in generale in tutta Italia, poiché c'è una vittoria stratosferica del populismo, della disinformazione. Noi vogliamo fare in modo che questo non accada, vogliamo fare in modo che si mostri il lato umano della nostra provincia e dell'Italia intera. Partendo da Salerno, così come in tutte le altre città d'Italia dove si sta tenendo questa marcia, dove si terrà questa marcia oggi e nei prossimi giorni, riusciremo a fare in modo che questo segnale diventi poi un'azione concreta, così come siamo certi che accadrà nei prossimi giorni e nel futuro prossimo.